I profumi sono la mia passione e il mio lavoro ormai da sette anni, ma sapete benissimo che c'è un grande hobby, una grande dipendenza che ho fin dai primi anni di vita. E no, non è lo sport, è il cibo. Mangiare è uno dei grandi piaceri della vita e direi che la mia shape lo denota. Non vi nascondo che associare il mondo della profumeria artistica a quello della cucina è sempre stato un mio grandissimo desiderio. Per qualche strana coincidenza astrologica, qualche mese fa è entrato un ragazzo in negozio e Gabri l'ha subito braccato. Il suo nome è Gigi Muraro e la cucina, da quella stellata a quella di camionisti in trattoria, è la sua passione, la sua vita e anche il suo lavoro. Se siete fan dei reality di cucina, se passate le sere insonni a guardare i TikTok dove la gente fa lo schintrugli, o se seguite già lo zafferano, sicuramente non sarà una faccia nuova. E visto che nell'ultimo periodo avevamo dato tanto spazio a profumi dolci e gourmand, con Gigi abbiamo cercato di concentrarci sul salato, e in particolare sulle spezie. Io ho selezionato per lui una serie di profumi associati a una spezia e lui, annusandoli con tutta calma a casa sua, ha pensato ad un piatto. Cosa avremmo partorito in questa conversazione? Per scoprirlo, vi invito a guardare l'intervista Gigi. Però posso anticiparvi com'è finita: con una bella carbonara scientifica con cui il nostro ospite ci ha deliziato. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia. Oggi abbiamo un ospite che sono molto contento di portarvi e di presentarvi. Soprattutto perché ci parla di uno dei temi che preferisco eh, della vita, oltre che i profumi, con Gigi. Siamo qui a parlare di spezie e cibo, finalmente. Ciao Matteo, ciao a tutti. Ciao Gigi. Gigi qualche settimana fa bazzicava in negozio, Gabri l'ha fermato, ha iniziato a parlare di Giappone, ha iniziato a parlare di cibo. Come già sapevamo, lui ha una grande passione per la cucina, una grande passione per quello che sono anche le materie prime. Non tanto a livello di cucinato... Quanto a livello proprio di studio anche di approfondimento, e quindi ci siamo detti: ma perché non facciamo un episodio in cui finalmente trattiamo questi profumi come fossero dei piatti? Visto che comunque il tema era abbastanza vasto, e visto che se no stavamo qua due giorni, l'idea è stata: guarda, scegliamo 5, 6, 7 spezie, per ognuna di queste posso darti determinate fragranze, provale a casa e pensa a un piatto. Niente, oggi siamo eh qui fa, a... Siamo a cucinare coi profumi. A cucinare quei profumi, o meglio, a analizzare gli ingredienti come vengono utilizzati in profumeria e come vengono utilizzati in cucina. Prima di iniziare, dimmi un po' cosa fai nella vita, così almeno chi non ti conosce sa che cosa fai, sa che comunque non, non sei qua per caso. E... Ma er in, realtà, in realtà un po' per caso sì, perché comunque eh. beh, la mia passione per la cucina esiste da, da un po', nel senso sono quasi dieci anni che eh, cerco di trasformarlo in qualcosa di molto mio e oggi... È molto più simile a un lavoro che a una passione, anche se cerco di mantenere il piede più nella scarpa della passione che altro perché sennò no si sporca, cambia come, come territorio. Quindi, io oggi cucino per passione. Comunque, mi piace okay. creare contenuti di cucina, mi piace parlare di cibo, sono qui anche per quello. E in realtà, invece, la passione per i profumi è molto recente per me, infatti, non ci capisco un cazzo. Ed è nata in realtà quest'estate quest'anno, eh, anche lì, un po' per caso perché stavo guardando i libri di testo che doveva leggere mia sorella quest'estate, tra cui c'era anche Il Profumo di Suskin. Eh. Mi consigliano di leggerlo, io me lo compro, non sono un gran lettore, quindi ero un po' neanche eh, io, diciamo, ho detto: vabbè, siamo... dai, visto che arriva l'estate, vado in vacanza, me lo porto dietro, provo a leggerlo. E questo libro mi ha aperto un po' la, sia la curiosità ma anche la voglia di capire mh, io cosa potevo avere a che fare con il mondo del profumo. Ci ho mai pensato a che profumo mi metto, cosa indosso e um, anche lì ho sempre usato profumi abbastanza normali niente che mi caratterizzasse più di tanto e mi, mi è venuto il pallino di avere qualcosa di molto più mio cioè che mi rappresentasse ho compiuto 30 anni l'anno scorso e da 30 anni io voglio avere un mio profumo qualcosa che mi identifichi qualcosa che sento che mi rappresenta bene poi sono capitato da voi perché eh, a Milano insomma vi siete fatti conoscere bene e quindi, vai, non vale, non vale, dai quindi sto cercando non un profumo buono ma un profumo che parli di me e quando mi hai dato questi profumi da, da studiare, lì mi sono completamente perso. Perché poi si apre un mondo che è molto diverso dalla cucina. Perché c'è, se vogliamo, anche molto più elaborazione del, dell'essenza. Mentre in cucina uso sempre le cose abbastanza in purezza, non è che ci faccio chissà quali trasformazioni. Mentre nella profumeria artistica arrivi a portare eh, un aroma o una spezia a un livello cioè, fuori di testa, sì. no? Diciamo che secondo me in profumeria la spezia è molto più netta soprattutto in determinate eh, composizioni olfattive tu riesci ad avere una presentazione di una spezia che è senza fronzoli. Pensa alla stecca di cannella, tu quando senti la stecca di cannella che è dura, un po' secca, la cuoci, ha un odore, la metti nel latte e ne ha un altro, cambia molto, è viva. In profumeria è una fotografia di un momento in cui la spezia sta dando il suo massimo passare un po' al paragone come quando bevi un bicchiere d'acqua per sciacquarti il palato e sentire meglio l'aroma del caffè mm -hmm. è un po' la stessa cosa cioè la profumeria è come se noi stessimo mangiando sempre col palato pulito e potessimo percepire al meglio determinate sfaccettature. È vero, c'è anche, anche un altro discorso secondo me che in cucina spesso le spezie sono usate un po' come un abbraccio intorno alla materia sì. per esaltarla e non per sovrastarla, mentre appunto ci sono dei profumi che poi dici cazzo questo è pepe o sì. questo è cannella e ti arriva proprio uno schiaffo in faccia dritto, certe volte adesso non voglio esagerare, però ci sono stati dei profumi che ho sentito che proprio avevano questo impatto sì. qui, no? E infatti guarda io prendo la palla al balzo perché so già che proprio se parliamo di pugno in faccia, spezia netta e una materia prima presentata quasi alla perfezione, parlando proprio dei pepi, tu in mezzo alla selezione che io ti avevo lasciato alla fine sei andato sul com de garçon. Eh, io ti avevo lasciato anche il rose Poivre, mm -hmm. che comunque è un po' più particolare, hai la parte fiorita, hai una parte animalica di zibetto nel fondo, mentre tra i due diciamo pepi puri hai scelto quello più netto, perché comunque Recharge ha molto anche legno sul fondo, è, è più costruito, Black Pepper è proprio netto. Quel macchina pepe gigante, tipo di mezzo metro, che sei lì a girare e ti dà questa sensazione. Una <ride> trattoria romana. Esatto. E tra l'altro sul pepe, diciamo, ci sarebbe un mondo di cui parlare, perché pepe verde, pepe rosso, pepe nero, pepe bianco, è tutto un seme della stessa pianta. Mentre invece il pepe rosa è un'altra pianta, quindi sono dei finti pepi, poi ci sono vari pepi di Timur, pepi di Sichuan. Sì, cioè, guarda, ce n'è una varietà assurda, ma infatti... Anche nel scegliere un ingrediente per una carbonara, il pepe, che uno dice: Vabbè, una grattata sì, di pepe può no, fare una no, grandissima no, differenza capito. perché può dare un'identità completamente diversa. Sì. Come ti dicevo prima, sono in grado proprio di stravolgere il sapore di un piatto che uno pensa di, di conoscere già, perché immagina il pepe nero come quello macinato esatto. che compri al supermercato che non sa di niente, che ti fa solo starnutire, e poi invece ci sono delle cose che hanno una personalità che dici: porca troia. Quando ero piccolo, io il pepe non lo mangiavo. Infatti, mm. mentre. Vai a, vai. a sentire recharge io trovo divertente questo aspetto perché, se avessi parlato con il me del 2016, ti avrebbe detto che il pepe gli faceva schifo. E infatti, una volta eravamo andati in Toscana a mangiare in un posto anche molto buono dove ci avevano dato queste fiorentine bellissime da vedere, ma per i miei gusti erano troppo pepate quindi io mi fu tolto la crosticina, che comunque è la parte più buona, e avevo mangiato solo la parte rossa. E infatti tu mi guarderà male e farò guarda, è troppo pepato per me. E tramite i profumi, per esempio, io mi ricordo con Brenheim, che io non ho notato perché comunque è molto più agrumato, senti molto meno la spezia, io sentivo solo agrume e pepe, non sentivo mm. la lavanda. Adesso io sento, sento il limone. Cioè il mio naso negli anni è cambiato. Certo. Io ho iniziato a mangiare... Il pepe più frequentemente perché, comunque, anche lì eh, non so. Fai un agnello, la spolverata ce la dai. Certo. Io il pepe lo mangiavo solo nella carbonara e da anni a questa parte, anche allargando comunque quelli che sono i miei orizzonti olfattivi, ho iniziato a mangiare cose diverse. Quindi, tu sei entrato dalla profumeria per farti piacere qualcosa di Esattamente. In Molto esattamente. bella, sta cosa, eh. Questa è una cosa che a me ha sconvolto ero sempre un po' lontano, un po' lontano, che poi so che lo hai già eh, sentito... Lo so, ma io lo, lo voglio... Lo è nasale. Sì, lo è nasale. arrivi dentro il cervello. Non voglio la maglietta nel naso. Ma questo perché l'ho scelto? Eh, questo tra è... l'altro io dicevo che era il profumo di Bradley Cooper, perché è, è fresco, energizzante, è potente, però è un potente sicuro di sé, senza, senza dover piacere agli altri. Io sono questo, sono netto, sono fatto così, prendimi... E amami, se no vai a quel paese. Che ha anche un per buon ruolo del pepe nella, certo, nella, nel, nella cucina, immagino. Sì, guarda, tu adesso dicevi il pepe qui e lì. Io penso che, cioè, se faccio un piatto salato è difficile che io non ci metta il pepe. Ah, ok. <ride> eh, lo metto veramente dappertutto, perché a me piace tantissimo eh, e, e credo che... Che rinforzi tanto il gusto mm -hmm. di, di alcuni piatti. Però questo l'ho scelto perché secondo me cioè, rappresenta il quello che cerco io nel pepe in cucina, qui lo ritrovo, cioè proprio dritto, sincero, senza fronzoli, come dicevamo prima. Cioè, qui sento il pepe e dico pepe, dico, lo dico subito e, ed è. Sento anche la qualità del pepe, mi piace. Cioè, vorrei sbriciolarlo su un piatto e mangiarmelo così, capito, con la moglietta ma direttamente. Ma questo, secondo me, adesso non ci metterei la mano sul fuoco, ma sono abbastanza sicuro per ottenere questa lavorazione così pulita, così netta di una materia prima secca. Perché comunque il pepe è una materia prima secca. Mm -hmm. Si va a utilizzare l'estrazione CO2. Perché l'estrazione CO2 fatta tramite l'anidride carbonica, oltre a essere ecosostenibile perché viene fatta a freddo, permette di. Non avere contaminazione della materia prima, quindi l'effetto che tu ottieni è una materia prima più netta, più pulita, sì. senza contaminazioni. Io questa cosa ho iniziato a sentirla prima di tutto con le vaniglie, mm -hmm. poi con, con i ginepri, mentre invece per il pepe riesci proprio a fotografare il momento perfetto in cui. In cucina viene macinato. Sì, sì, ma infatti, perché anche un'altra cosa, te lo dico poi, io parlo sempre di cucina e tu di profumi, così eh ci siamo, siamo qua apposta. Un'altra cosa che fa tantissima la differenza in cucina con il pepe è la macinazione. Ok. Perché eh, io spesso vedo, soprattutto i miei amici che magari non cucinano, spesso hanno il pepe già macinato in polvere. Sai, te lo prendi al supermercato, cazzo, lo al supermercato mi è... quello col macinino, ci metti cosa? Lo so, infatti, uno, sono cioè, d'accordo, sono d'accordo con te, però spesso vado a casa di gente trovo il pepe già macinato e dico cazzo. Cioè, sta roba non, ha, non, la, non la mettere piuttosto, perché non è, non è pepe, cioè il pepe ha bisogno di quella... Esplosività lì, cioè di uscire dal, dal macinino e sprigionare l'aroma in quel momento, non è una roba che dura così a lungo okay. e, e qui lo sento, hai cioè, ragione tu, sen, sento proprio il pepe appena macinato, appena uscito dal, dall'ingranaggio. E un'altra cosa che fa tanto la differenza, io lo faccio per esempio sulla carbonara spessissimo, è la tostatura che okay. viene spesso sottovalutata secondo me se lo fai tostare ma bastano due minuti veramente senza bruciarlo perché poi perde la sua sincerità okay. ma se lo fai tostare quei due minuti a parte che la stanza si riempie di profumo ed è buonissimo ma poi diventa proprio potente caldo cioè gli dà molta più vita e qui sento quella roba lì pepe tostato macinato e mi piace da matti la prossima volta che faccio la carbonara mi tosto il ah pepe. sì no devi farlo assolutamente, assolutamente. E a proposito di carbonara io voglio che parliamo di quel profumo là perché è troppo interessante. Eh, Caromara non ve l'abbiamo mai raccontato, prima o poi ve lo racconterò. Aspettavate me, dai, dilemma. Aspettavamo diciamo, la scusa gastronomica per poterlo tirare fuori. E tra l'altro la storia di Caromara è bella perché il marchio è il marchio di Lorenzo Pazzaglia, qualcuno di voi lo conosce già, però lui prima che essere un profumiere, lui era un cuoco. E proprio grazie alla sua carbonara aveva vinto diciamo, più di un riconoscimento per il suo ristorante a Cagli, nelle marche. E in realtà, poi la particolarità, secondo me, di carbonara, almeno a livello olfattivo, poi eh, correggimi anche tu se hai lo stesso percepito oh, in un palato amo. diverso. È che sono tanti pepi con delle sfumature olfattive complesse, pungenti da una parte, più fresche dall'altra, quasi citriche e agrumate in un altro momento. E poi sotto c'è qualcosa di cremoso. Qualcosa che, appunto, ovviamente non è un uovo perché eh, fortunatamente non sa di uovo marcio, come i marini su di me. Ma ha quasi una, una burrosità, una cremosità che è difficile dare una connotazione. Perché normalmente quando parliamo di cremosità io penso sempre a qualcosa di vanigliato, qualcosa di gourmand. Qua sì c'è qualcosa di gustativo, però è un gustativo molto curioso. Chiaro, non stiamo parlando di un profumo immediato facile da portare però appunto se uno è amante della carbonara o amante del oh, infatti cibo infatti ho provato anche a indossarlo perché comunque la carbonara io vado, vado in giro per le case della gente a fare carbonara questa, okay. questa è una cosa che proprio ma quello che senti tu probabilmente adesso lo dico nella totale ignoranza di cosa c'è realmente in questo profumo ma oltre al pepe della carbonara cioè quindi quello che macini sopra potrebbe essere anche quello con cui viene speziato il guanciale cioè quindi tutta la parte di spezie che, che che ricopre la carne di maiale, io perché qui io sento, almeno all'inizio quasi della frutta rossa, che okay. nella carbonara i frutti non ci sono, quindi un po' ti sorprende. Poi scende un attimo questa cosa e diventa la carne del guanciale, cioè quella parte speziata che comunque è, è carica è tosta. Ma il guanciale ha una sua dolcezza. E io lo sento qui: cioè sento questo frutto rosso che mi arriva inizialmente, non so se sbaglio, ma è la mia sensazione. Poi si trasforma nella parte rossa del guanciale, quindi la parte più carnosa, meno grassa, e la. Burrosità che senti tu probabilmente data sia un po' dal grasso del guanciale sì. che viene ricordato così e poi anche eh, e qui torno sulla mia carbonara perché eh, sono tuttora convinto di fare una delle carbonari migliori che abbia mai mangiato lo dico senza arroganza ma è l'unico piatto di cui sono sicuro nel senso che la stragrande maggioranza delle persone che lo mangiano dicono perché questa è la carbonara più buona che ho mai mangiato in vita mia. Perché ci metto due ore a prepararla? Faccio uno zabaione salato con le uova, i formaggi, a bagnomaria. No, è, una, è, una roba, è una roba di un altro, di un altro pianeta, ma infatti, cioè, richiede un po' di, di tempo e la parte di, che dici tu di cremosità mi ricorda subito questo zabaione che faccio che tu fai cuocere a 62 gradi poi togli dal fuoco la fai raffreddare insomma è un procedimento anche abbastanza articolato cioè non è la roba che fai a mezzanotte così perché sei in chimica la devi fare con un attimo di, di, sì, di, di, di tempo la prendo la burra, mi metto lì a 62 gradi con per, quello, per quello mi invitano a farla <ride> perché male. non ci hanno, <ride> <c> hanno <ride> sbatti di farla me la fanno fare a me e allora sì. prese... avrò modo ti presenterò allora no ma dici, no, guarda sarebbe, sarebbe un sogno anche perché è un pazzo che fa un profumo del genere, lo voglio conoscere. Per quello mi è piaciuto tanto perché ha un po' quell'identità. Ce cioè, lo porterei addosso a un profumo così. Non sempre, però ogni tanto. Sì, anche eh, quasi comunque per... è bello tosto, è sì, eh, impegnativo, come... cioè, anche proprio si come fa potenza sentire. e tutto quanto. Sì, sì, infatti mi arriva ancora prima di sentirlo da qua, lo, lo, ti arriva. E cioè, anche quella è un po' una cosa che ricerco nella carbonara: Perché tra il pepe macinato fresco sopra, che ne metto una quantità industriale perché voglio che proprio dia forza a tutto il resto, la crema che è comunque super umami, super intensa, il guanciale tostato e tutto. Cioè dai un boccone e dici che cazzo mi sta succedendo in bocca e un po' qui c'è la stessa vibe, no? Non, non so se sei d'accordo. Quando parlavi appunto del frutto rosso sul guanciale, la cosa che implicitamente ho pensato è, cavolo, però se deve funzionare con una dose di spezie comunque potenti che mi vanno a dare molta sapidità, immagino anche al pezzo di carne, la carne di partenza deve essere dolce. Non può essere una carne poco morbida, poco cremosa, deve essere comunque una parte grassina, morbidina e la guancia del porco da questo punto di vista è una garanzia. Falso ecco. dovera, è una falso. garanzia. Direi proprio di andare sull'unica spezia che in realtà non è un seme, ma è una corteccia, ossia la cannella. cannella. Eh, le opzioni che avevo dato a Gigi erano il mio caro amatissimo IF Buono da matti. Con tra l'altro pepe di cartanacà, cacche. quindi ci riprendiamo anche il discorso del pepe fruttato, eccetera, eccetera. Lo trovate nell'episodio 10 fragranze da sentire a meno una volta nella vita, parte 2. Latte oro, dove abbiamo sì lo zafferano, abbiamo anche tante altre componenti. Molto biscotto, molto latte. Mm, il nome parla da solo perché, nel senso, questo l'ho trovato super gourmet. Sì, da mangiare. Quasi. Super gourmet. Alambar, in cui. La cannella diventa insieme alla favatonca all'alfiere per svecchiare un'ambra. È un profumo è interessante, ma ahimè me l'hai scartato. E, oh. poi, <ride> e poi avevamo invece visto che l'ambra era quello un po' più gustativo, un po' più caldo. Abbiamo optato anche per un Stum National Home che ha tanta cannella, però non ha vinto niente, purtroppo. E quello che ha vinto, e qua secondo me è colpa di Gabri Sandauer. Ma ti dico perché, allora, in realtà quelli che mi hai appena nominato, eh, soprattutto Latte Oro If, sono buonissimi. Cioè, sono veramente, veramente buoni. If, in particolare, anche portato addosso, mm -hmm. l'ho fatto sentire poi uh, anche ad altre persone. If, if, ha una personalità assurda, tantissima roba, tantissima roba, però. Visto che il compito che mi hai dato per casa era cercare di entrare un po' più anche nel territorio della cucina, quello non mi portava in cucina. Così come latte oro okay. mi sembrava più quasi una crema solare, un, un olio di ammassaggi, qualcosa di più umano che, che gastronomico, sì. invece qua, Salve. e lo sento già adesso, senti eh. che roba, la prima cosa che mi arriva, perché forse la cannella, cioè almeno noi lo associamo tanto al mondo del dolce, no? Sì. E io qui sento lo strudel, cioè questo è uno sì, strudel di sì, mele. Sì, 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 in infatti lo strudel svi svizzero. A... Quando vado, sempre non so, in vado montagna. in montagna che ti danno lo strudel caldo con un po' di panna montata, io qua, cioè, sento la cannella in maniera molto più dritta, sempre per il discorso che facevamo un po' prima anche sul pepe, no? Eh, mentre negli altri si nasconde e viene integrata sicuramente con altre cose. Io personalmente in latte oro la cannella la vedo quasi come una tazza di latte con un po' di cannella. Mentre sì, qua sì, sì, io qua sento la spolverata. È io vero, sento la, la spolverata sul dosto. Il latte oro mi dava proprio quella sensazione di colazione. Cioè, qui è eh, protagonista. Sì. L'ho scelto per quello. Ho fatto vincere un po' il il naso da, da, da cuoco perché questa la, la, anche questa la userei eh, per cucinare. E abbiamo detto lo strudel, mi vengono in mente appunto tutta una la serie calupita, di... Carupita, che è una torta che fa mia nonna. Tua nonna cosa Beh, fa? Vieni, vieni qua a dirlo, vieni qua, vieni qua. Carupita. calupita, calupita? calupita? Fai bruciare l'arance Ma di dov'è la nonna, scusami? Albanese, però ah. in realtà questa torta qua è um, di origine greca. Ok, però sentita ha mille eh. contaminazioni, anche la Grecia in realtà a livello proprio culinario specialmente e sa proprio di questa arancia bruciata che va cotta poi a forno sopra, tu la stratifichi, poi aggiungi la cannella, lo zucchero sopra, va a creare questo strato di agrume mezzo bruciato e qui il bruciato te lo rimanda con la nota di tabacco, se la senti sotto sì. hai un tabacco nero leggermente affumicato. Uh -huh. Neanche un po' di vaniglia però. Che esempio, bravo per questo per twist che eh, è è esaltato eh. dagli odori <ride> come, come fa che. Persone, non l'hai sentito parlare dello zibetto? Eh? Comunque è vero perché c'è eh, l'altra cosa: a parte la parte agrumata e il tabacco è, è cannella caramellata, sì. nel senso che c'è molto eh, lo zucchero che si scioglie, che si, quasi si brucia, si tosta e avvolge questa corteccia. È vero, la cannella tra le spezie è quella più particolare proprio perché viene dal legno, quindi ha anche delle altre caratteristiche rispetto a tutto il mondo delle spezie. Prima abbiamo parlato del pepe, poi ve ne vedremo altri e hanno tutti un'origine più fruttosa proprio perché sono bacche o frutti. Invece qui sì. viene fuori il legno e quindi è strano anche da immaginare caramellato un legno, però c'è. Immagino la crosta del, del, dello strudel che appunto con lo zucchero sopra prende un po' quel colore in forno e me la richiama tantissimo. Tra l'altro, l'arancia e la cannella sono se non la profumazione d'ambiente più invernale che mi viene in mente, mm. poco manca, perché comunque è una. Vimbrulè. Esatto, sì. è proprio una, una profumazione che mi fa pensare all'inverno. Mm. È una È coccola vero. quando uno arriva a casa sente questo orecchio, chiaramente Sandauer. Natale, eh, beh, sa di Natale un, livello, un pochino, eh. Eh. sa tanto di Natale. Sa Sandauer di Natale. per noi, soprattutto in Italia, piace. E uno pensa subito al Natale, pensa subito a questa spezia che mi scalda l'atmosfera, mi dà calore, mi trasmette calore in più con queste note gustative. Assurdo, senza mai però arrivare a un'overdose di dolcezza perché l'arancio con la sua citricità riesce sempre a controbilanciare tutta la parte burrosa, tutta la parte cremosa, tutta la parte più calda della cannella infatti spezza fighissimo spezzo una lancia a favore di If anche se l'ho già esaltato prima secondo me è questo proprio perché tu adesso parli di ambiente di profumo di momento quasi di Natale di stanza dove è appena stata cotta una torta questo mm. mi sa molto di ambiente più che per una persona If? Poi chiaro... if no if no questo qui Sandauer, sandauer lo sento Beh. più ambientale meno facile da, da tenere addosso per i, per i miei sì. gusti invece If ha quella caratteristica di essere proprio un vestito, di essere portabilissimo. Perché la cannella non, non piace a tutti, s eh. cioè è un po' bastarda. Sai perché? Eh. Secondo te, perché If lo porti? Fammelo risentire, dai, lo risentiamo. Adesso abbiamo fatto eh. due per ciascuno. Adesso lo sento verdissimo. Questo è pazzesco. Però questo tu lo porti bene per quello che c'è sotto. Perché io qua ho un sandalo. ho un sandalo, tra l'altro, un sandalo della Madonna. Un sandalo è una cosa talmente. Ipnotica, quasi sì, sì, sì. che qualunque cosa ci metti sopra io mi sento a mio agio. È vero. È quasi un peccato che ci sia un cuore, una testa così ricco per la materia di fondo che c'è, perché comunque è proprio studiata alla perfezione. No, però hai ragionissimo. Cioè, sulla portabilità di questo, veramente super. Cioè, tra tutti quelli che mi hai fatto provare, eh, è quello forse più interessante da indossare proprio per questo discorso dell'ipnotismo che dici tu e lo, lo voglio mettere addosso mentre sì. questo mi piacerebbe penso mangiarlo al cibo, esatto. penso al cibo mi porta lì e l'ho scelto per quello questo se dovessi metterne uno domani ti direi if, 100% perché è straordinario da quel punto di vista e a fa piace cioè, lo vedi, eh, lo vedi vede, per come vede. le parlo perché mi si piace vede, si vede per cui andiamo sulla noce moscata dai la scelta non era così, no. così ampia e quindi tra Sugar Daddy e Nuit de Sable Gigi ha scelto Nuit de Sable Nuit de Sable che tra l'altro Così, per la cronaca, è uno dei 3-4 profumi. perché Arianna non ne ha tanti. Però è uno dei 3-4 profumi che lei ha a casa. E io mi ero letto tutta una parte in cui mi parlava di questo dolcetto speziato che si può mangiare, potrei dire, una stupidata in Turchia. Fatto appunto con delle punte più rosate, più fiorite. Una parte calda di spezia, che era lo zafferano. E quello a fare da collante, che è appunto la noce moscata. Tu mi hai scelto Nuit de Sable. E quindi io ti chiedo che cosa ti ricorda? Allora, questo forse è uno di quelli con, con cui ho avuto più difficoltà ad associarlo a un piatto. Infatti, poi mi sono, cioè, ho provato a ritornare un po' all'origine della, della spezia, la noce moscata, poi è una roba ancora più potente del pepe. Se vogliamo, cioè, va usata con molta parsimonia in cucina almeno perché rischia di diventare anche tipo 3-4 grammi di noce moscata possono essere tipo letali. Ah. Quindi va usata proprio con, con gentilezza e con cognizione di causa. Adesso non me lo ricorda direttamente perché io poi qua, è vero, sento la rosa, sento appunto il fiore, la, la parte più clorofillica, più verde, non so come dire. Però se devo pensare a noce moscata, adesso tu hai parlato di burro, a me viene in mente la besciamella, no? Sì, chiaro. Ok, che è l'unica spezia di fatto che si usa poi nella besciamella classica, cioè tu fai farina, burro e latte. La besciamella che poi è la base per fare 100.000 altre cose, uno ci può fare la lasagna, appunto la noce moscata ci va. Ma perché da... Combinato col burro, con il latte, rende tutto rotondo. Cioè è una spezia che poi ha quella, quel potere di, uh, secondo me, di rendere molto circolare un sapore. Di unire vari sapori. Sì, te, lo, te lo unisce bene e te lo, e te lo spinge un attimo su. Cioè senza la, la noce moscata la besciamella è una crema che quasi non sa di nulla, no? Invece quello gli dà, anche lì, una personalità molto chiara. E in Italia, nonostante appunto la noce moscata, uno possa pensare, penso sia originariamente indonesiana, no? come, come bacca, come spezia. So eh, scopriamolo, vai, consultiamo Scopriamo. l'Atlante. No, no. Però in Italia la usiamo un sacco in realtà, perché anche nel ripieno dei tortellini, per esempio, la noce moscata ci deve essere. Qua Bruno Barbieri insegna. Insegna, vero. Eh, 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 quindi, cioè. eh, quindi in, in Italia l'abbiamo eh, fatta nostra abbastanza nella cultura, diciamo, popolare e non eh, gastronomica, intendo qui non c'è tantissima cucina, non è stato facile per me arrivare a un piatto però mi, adesso parlandone così la, la besciamella secondo me ci sta anche perché ha questa avvolgenza, questa cremosità e questa duttilità che un po' sento in questo profumo che è eh, abbastanza femminile devo sì. dire infatti immagino che la tua ragazza lo usi anche per quello confermo che hai detto bene, hai studiato bene perché <ride> sono originari della banda ossia arcipelago di isolotti vulcanici dipendenti dalla mo dalle molucche in Indonesia l'ho studi studiato dalle molucche stamattina in ah, venendo comunque sì, Indonesia, giusto mentre sia nella cannella che nel pepe la spezia era protagonista, la noce moscata che tu hai scelto in Nude Sabla non è la reale protagonista, è quello mm. che fa da collante e anche il fatto che me la raccontassi in un piatto in cui non è la vera protagonista, perché la protagonista è la crema ma la noce moscata va a dargli luminosità, va a dargli carattere, va a dargli quel qui di in più e se penso anche a tutte le varie preparazioni che abbiamo a livello gastronomico, a livello di cucinato, l'utilizzo eh. che se ne fa è lo stesso che si fa in profumeria. È vero, hai ragione. È fortissima, quindi bisogna stare attenti a usarla perché, se no, cioè non so. A me è capitato che una volta mi scappasse un po' troppa noce moscata, sì. senti solo quella sì. perché diventa super balsamica, quasi astringente, da, è proprio fastidiosa. Quindi okay. deve diventare quel tocco magico che poi arrotonda tutto il resto. Non, quasi non la devi sentire, no? Perché se la senti vuol dire che ce n'è troppa, ce è non è una cosa okay. buona da sentire in abbondanza. Mentre in questo profumo magari ce n'è e eh, si percepisce anche se, come hai detto, tu serve più a, a, a incollare insieme. Insieme sì, a sì, tutti i un... vari elementi, io in cucina cerco di usarlo allo stesso modo, cioè quindi come un elemento che mi fa danzare tutto il resto bene, ma che quasi non devi percepire, sennò vuol dire che ho sbagliato qualcosa. No? È come fosse l'abbraccio fra gli ingredienti: esatto. tu non vedi l'abbraccio, vedi solo gli ingredienti che si abbracciano, ma l'abbraccio in sé non c'è moscato. Bravissimo, perfetto dai zafferano. Zafferano mi zafferano, piace, zafferano, zafferano, zafferano il l'ho tirato fuori stamattina, quindi Gigi non l'ha avuto, però quello che ha scelto Gigi è Equality Morning, che tra l'altro avete probabilmente visto in uno degli ultimi episodi perché ve la consigliavo come fragranze orientale da usare al lavoro nel periodo autunnale. <ride> perché? Perché è? la usa, visto che abbiamo parlato del profumo di Arianna, parliamo del profumo che usa la sua migliore amica fa un lavoro molto stressante mm. e lei dice sempre ho provato questo campione mentre lavoravo ho iniziato ad annusare cavolo mi rendeva più tranquilla e niente quindi mi fa dammi il profumo e lei lo mette appunto nel periodo invernale quando va a lavorare perché comunque in mezzo a tutto quello stress in mezzo a tutta quell'ansia corre di qua corre e la là, rilassa questo lo rilassa beh diciamo che il nome è abbastanza azzeccato allora la cosa più interessante, secondo me, oltre alla parte di zafferano, che comunque è una spezia coccolosa, mi verrebbe da dire: mm -hmm. è calda, avvolgente, non è mai troppo pungente. Qua è associata a una nota altamente morbida, come il riso basmati e il suo carattere amidato. Non voglio, non voglio dire una stronzata, però Vai. sa di buon umore nel senso. Sì, sì cioè... assolutamente. Assolutamente sì. Eh, beh, noi poi lo zafferano lo associamo. È la prima cosa che beh, ci sì. viene in mente tu, da milanese, lo zafferano, e il risotto la milanese, alla milanese. È avere polvere tra i cuochi quando fai lo zafferano. Perché ci porta a questa sensazione di, di coccola, come dicevi tu, perché fa parte di alcuni piatti della tradizione molto comfort food. Immagina gli arancini, per eh. esempio, che anche quelli hanno lo zafferano, che non è. Protagonista come per il risotto, però c'è cioè quello che dà colore, quello che eh, poi trasmette quella sensazione un po' di casa che ti fa sentire bene proprio perché ti porta, ti porta lì in un luogo sicuro, un po' pro ti protegge. Non è, non è un profumo che ti fa girare la testa o che ti fa perdere i sensi, è molto distensivo, meditativo, come dicevamo prima del DIF, di puoi rilassarti ad ascoltarlo questo. Secondo me è molto molto diverso rispetto a quello che noi pensiamo come riso e zafferano come combo. La contaminazione di spezia orientale va comunque a cambiare la nostra percezione di una cosa che conosciamo. Per fine qua è riso zafferano, ma c'è un po' di cumino, fiore d'arancio. Io adesso dico un'eresia perché anche prima, quando mi è arrivato, prima di annusarlo da, dalla moliette, c'era qualcosa che mi ricordava il ciuccetti alla Coca-Cola del cinema. Qualcosa di frizzante, eh, okay. tipo una, una bibita dolce frizzante, perché ha una sua dolcezza, comunque questo profumo qua. Sì, senza dubbio. E non so perché mi arriva quella cosa lì. Quindi, sì, molto lontano dal, dal tradizionale risotto, dallo zafferano che usiamo in Italia. Cioè, è, è vero che mi porta altrove. Adesso poi mi ha, mi ha, mi ha dato questa impressione: del. È presente, la coca collina? Sì, cioè, eh, sì, <ride> che ti mangi nel, nel, al cinema? Non so perché mi è arrivata quella cosa lì. Non so cosa ci sia che me la ricorda, però anche qui molto di pancia. Te lo sto dicendo così, sempre perché parliamo di cose da mangiare, mi ha, mi ha portato in quel ricordo lì. Anche a me, ah, vedi allora non sono pazzo. Adesso Gavri arriva col vinil mm -hmm. e poi preparati, perché andiamo sul cumino e so già quale hai scelto ti dico attento a quello che dici perché quando si parla del cane e del duca bisogna stare attenti ah, che so, non, non, non sapevo questo un whisky e cola eh. Questo è un che cosa. Sì mi raccontavo adesso no, la... La... io. Io, io, io gliel'ho già raccontata la mia. Se vuoi raccontargli la tua. Ma io, questo qua, non riesco più a sentirlo. <ride> ho vomitato troppe volte. <ride> che solo questo è whisky come. Che ci sono quei drink che, se poi ti sbronzi una volta, sì, non riesci li riesci più pure, a bere. Eh. Non li riesci neanche più a sentire. Cioè, eh. neanche che a bere. Che dici che senti l'odore nel bicchiere di qualcun buono. altro. È buono e di brutto. E questo sa di cinema anche. Bellissimo, comunque vinyl il nome dice tutto Vinyl è figo Bravi. Tanto per cambiare, rispolveriamo il cane Che se uscirà di produzione Sarà un lutto Qua beh, io ho già detto Più di una volta cosa penso di questo profumo Abbiamo questa spezia tes di testa Molto composita Cumino, pepe nero Abbiamo questa rosa trasparente Che dà una freschezza esaltante E poi questo fondo che però Mi trasmette una sensazione di Eleganza, ricercatezza, grande carattere, dato da una nota chiamata Leatherwood. E la storia è fighissima, perché la storia non si aveva raccontata. No. E soprattutto è un problema che quando io metto, come ho detto più di una volta, io potrei essere con la canotta bucata sporca di sugo, i pantaloni di Tasmania come pigiama. E io, comunque, se ho di Duca, io sono più elegante di te nella mia testa. Eh, io, questo è una delle certezze. Quando devo, mettere, non so, devo andare fuori a cena nel posto un po' pettinato, vado di Duca. Eh, adesso, cioè, se me lo tolgono, a me piange il cuore anche per come ne abbiamo sì. parlato qui secondo me la cucina c'è meno sì, cioè, rispetto ad altri che abbiamo sentito non mi porta in cucina ci sono più fiori c'è cioè, anche per, per quello che dicevamo prima la, la portabilità c'è cioè, questo è proprio da indossare da sentire addosso forse proprio perché il cumino non è una spezia che sovrasta ma rimane, rimane in sottofondo e, e quindi ti arriva in una maniera che è indossabile eh, se si sentisse troppo forse non lo porteresti così cioè io l'ho scelto perché mi piaceva il profumo. E eh, vabbè, eh, 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 vabbè, non sapevo che fosse il tuo, <ride> sì, eh, quindi sì, l'ho sì. detto al buio. Però vediamo se mi fai sentire il cumino in maniera più decisa. Allora, allora. piccolo aneddoto. Purtroppo stiamo parlando di un profumo che oggi è, è disponibile solo nei monomarca di PTIC. Quindi se non siete a fianco a monomarca di PTIC non lo potete avere. È un profumo che si chiama L'Otre. Ne abbiamo già parlato. Chi, chi segue il canale lo conosce. C'è qualcuno che nella vita sbroccato per questo profumo ma è un profumo che secondo me è di una difficoltà estrema, piccolo incipit è il secondo profumo che crea diptych per anni noi a fianco al negozio avevamo, adesso non c'è più, avevamo un tekewe indiano che aveva anche tutte le varie, i vari piattini con le spezie dentro, c'avevi cioè il cardamomo mm, c'avevi... Cioè bellissimo, bellissimo. per anni noi abbiamo detto che questo profumo sapeva di tekewe indiano, perché comunque tu all'interno hai una manata di cumino iniziale che è favolosa vado? vai vai, vai. vicino all'ascella, oh. super ascella una marea di cardamomo ma proprio tanto cardamomo e sotto però tra qualche minuto la spezia fresca andrà via e inizierà a venire fuori la cremosità del pacioli e vabbè, senso No, Beh, ma mi hai sento... dato un'immagine che, sì. che è per me precisissima, che è proprio quel piattino alla cassa dei ristoranti sì. indiani, cioè come se me lo fossi tirato in faccia. Cioè tanto, lo sento tanto agrumato Io comunque. sento un botto di cardamomo. È vero, che il cardamomo... Tu sembra quasi un agrume, sembra molto minerale, molto verde. Dici che è quello che mi fa sentire l'agrume sì. così? Probabilmente magari che avrà del peperosa, che è l'altra cosa che ti può sento... dare l'agrume. Più che agrumato lo sento acido, cioè mi arriva proprio pungente... Vieni, vai, dacci un aiuto. La parte acida del cumino. Anche Però arriva, arriva freschissimo, cioè ti arriva proprio qua. Non è come sostato. C'è una pianta, cioè, sì, sì, la sento anche da qua, sembra un po' la pianta di... Sì, non sì, non sì. so se avete mai sentito proprio la pianta fresca del cumino. No, quella mi manca. La pianta no, neanche io. La pianta del cumino l'abbiamo mai sentita. E io comunque con il cumino ho un grande amore perché per me sono le fagitas. È un rito che ogni, diciamo, un paio di mesi a casa si fa con Aria, è una delle cose... Diciamo, che abbiamo, Facciamo da sempre, quindi a me il Cumino, come, come magari lo zafferano, trasmette questa sensazione di casa. A me ricorda questi momenti che per me sono molto felici in cucina con lei, che chiaramente dice: No, fai così, fai così, bacchetta. Oh, però c'ha ragione perché se facciamo le cose che ne le fa lei vengono più buone. Anche per me il Cumino ha un ricordo molto preciso. A te, portai in Messico probabilmente. Quindi sì. con le... Io scendo un po' più giù, vado in Argentina. Ci sono stato da, 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 da ragazzino, avevo 12 anni eh, perché mio padre insegna tango argentino. Abbiamo anche una casa a Buenos Aires, perché lui va ogni anno a fare corsi di aggiornamento, va a imparare dai maestri argentini. Mi ha portato in un paio di viaggi e quindi ho questo ricordo molto eh, indietro nel tempo, parliamo quasi di vent'anni fa, dove eh, assaggio per la prima volta le empanadas argentine sì. e lì loro usano tanto il cumino. Cioè, è proprio la spezia che rende la empanada di carne soprattutto quello che è, cioè poi ci sono le olive, c'è l'uovo, c'è l'uvetta, però quando sento il cumino faccio sì, così, sono a Buenos Aires, sì. lungo la strada, con un baracchino che mi dà l'impalanda appena fatta, fritta al forno, la mastico e sento che viene fuori proprio questo vapore che sa di cumino, ah, però vedi ci ricorda Pro profumone. delle cose più profumone. Immettibile per il 99% delle persone, però quelli che lo mettono volano, volano. Perché per dici meno. immettibile secondo te? Se non l'hai usata a Sauvage o a Bleu de Chanel, questo, diciamo che è eh? sì, vabbè. bene, Gabriel, ti metti lo zibetto, ti metti T-Rex, cioè nel senso mi piange il cuore che adesso sia diventata un'esclusiva boutique. Però no, non potevo non tirartelo fuori, era Grazie, doveroso, anzi, era doveroso tirare fuori l'Otra. Il Cumino ti ricorda l'Impanadas, ma l'Otra no, no l'altro più no. Oriente, no, no, questo è troppo orientale. Effettivamente quel piattino. Del takeaway indiano mi hai dato eh, una fotografia non riesco ad abbandonare. Cioè io ho passato anni che uscivo dal negozio, entravo, passavo e proprio entra. adesso vengo, ti spruzzo l'otre nel, nel negozietto, così almeno ravviviamo questi odori. No, assurdo, spettacolare. Non è... Beh, lì c'è Night, che non l'abbiamo sentito, è Night sì. Voglio vedere chi se lo mette addosso dopo averlo sentito, dopo che gli hai fatto questa descrizione. Poi le Beh, lasciate. ma è una di difeggio, è... eh? Sì. È di fegge. Perché io ho fatto questo gioco, adesso che mi hai lasciato... Io sono andato a casa con un sacchettino de, de, di 50 ml pieno di campioncini da provare per studiarmi un po' anche i profumi che abbiamo trattato oggi e ho fatto questo gioco un paio di, di momenti, sempre cene, no? E ho portato il sacchettino con i profumi e le moiette che mi hai dato. Sono andato per gradi, quindi sono partito alla cannella. Ho fatto sentire i tre di cannella, però non gli dicevo niente. Gli ho detto: Dovete identificare quale spezia c'è in comune tra questi tre. Poi l'ho fatto con, con tutti quelli che mi hai dato ed è bello vedere la reazione di persone che magari come me non sanno. Praticamente niente di, di profumo artistico. Comunque fanno ancora un po' fatica a orientarsi col naso, vedere dove vanno col pensiero, cosa li stimola, cosa gli viene fuori. E quando siamo arrivati a Night, volevo vedere se, mi, se gli veniva spontaneo dire questa cosa della scella, e in realtà no. Okay. Appena gliel'ho detto, hanno fatto tutti sì. come. se... So cazzo eh, è vero eh, madonna c'è eh, eh, eh. un... tanta suggestione poi anche nel, nell'impatto che ti dà un profumo sì. che è un tema interessante secondo me quello di indossare un profumo in Italia o fuori dall'Italia ci sono dei ricordi che una nazione ha rispetto a un profumo eh, se lo porti in Nord Africa o a Londra certo. se vai in India, se vai a New York le persone che lo sentono ovviamente avranno una percezione diversa perché è vero che mettiamo i profumi per noi però poi abbiamo un ambiente di persone che lo sentono che possano apprezzarlo o meno a seconda anche di che tipo di memoria hanno con quell'odore lì. È sempre il solito concetto, caro vecchio concetto di cultura olfattiva. E a questo punto di vista, proprio per farti vedere quanto, quanto senza neanche prepararci siamo riusciti a fare una cosa super circolare, chi ha visto il film di Suskin non lo può sapere, chi ha letto il libro lo sa... In profumo c'è un momento che secondo me è il momento più bello di tutti Verissimo, so già quando cosa mi stai lui deve dire. ricreare l'odore degli uomini Bellissimo. e quindi va a prendere le croste di formaggio, oh, yes. la carne marcia comunque degli odori che noi la diciamo, merda, che, esatto, lo sterco lo sterco, cioè, tutti questi odori che parte quel momento lì è, è esattamente eloquente di quello che alla fine una persona che non è abituata al nostro odore percepisce di noi ma infatti, cosa, cioè, cosa ti ricordi dei viaggi quando vai in giro? Ti ricordi gli odori che senti nel, tantissimo, eh, tantissimo. nei ristoranti o nei, nei baracchini, nei food truck? Perché sono le cose che fanno proprio la vera differenza culturale: sono i profumi che rimangono per le strade, sì. eh, e sono quelli che poi ti ricordano anche un viaggio, te, te lo riportano alla mente, infatti anche poi il bello dei profumi può essere anche quello, cioè rievocare dei, dei luoghi del mondo dove tu sei andato che avevano un'impronta un completamente diversa proprio perché si mangia altro, si suda altro, si beve altro. altro. È un'esperienza che per me è appena cominciata, adesso il fatto di aver conosciuto te, voi, questa realtà, mi, mi fa molto piacere perché penso che sia all'inizio di un percorso anche di conoscenza e di approfondimento di un mondo che ha tantissimo da, da regalare, anche appunto per un semplice curioso, appassionato come me. Cioè Mi è venuto un po' quell'impronta che mi aveva dato all'inizio la cucina, dove si apre un universo gigantesco, inizia a orientarti e dici: Madonna, cioè, più vai avanti, più capisci quanto, quanto, quanto è grande, quanto è, quanto è difficile orientarsi, quante eh, combinazioni so. ci sono. Siamo soddisfatti. Sì, soddisfatti. Spero soddisfatti. ti sia divertito. Molto, moltissimo. E... Quindi grazie ancora. Ah, grazie a te, anche perché finché parliamo di mangiare io sono solo contento e quindi adesso aspetto, voglio una carbonara a questo punto. La carbonara te la faccio la prossima puntata, cambiamo Andiamo te. in cucina la, di là, la, facciamo, facciamo la direttamente carbonara. in cucina e ci faccio, mentre faccio la carbonara parliamo di tutta una serie di altri profumi allora, io perché... se c'è da mangiare davvero, so sai che ci sono. Va ah, benissimo, grazie. Grazie mille Gigi. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata sperando che vi siate divertiti a capire queste associazioni che ci possono essere fra il mondo dei profumi e il mondo della cucina. A presto. Ciao. Potrebbe starci bene se poi volete fare una puntata sui film. Non mi guarda, non chiamate me, ma... Guarda, ci qua sta... c'è <ride> la fila, loro lo vogliono farla, dobbiamo farla. Eh beh, i profumi... Cioè, e prof... do... così ci portiamo avanti. Te l'ho fatto in prima fila al cinema, bellissimo. Io, io... Allora, non gli dare cattivi faccio... a faccio... questi che no, già sono... So no. no. Io sono con lui.